Iskreno, Peter, to nisam protiv utakmice u Kranjčeviću, da je prvo polovreme bilo negledljivo. Tu bi bilo bolje da pobedi smo, nažalost se izjednačio. Kako kaj Luka možemo sutra najviše gledati? Svi očekujemo naravno prolaz, ali da se pokaže neka puno bolja igra nego što je jedna protiv Lokomotive. Mister, anche lei ha detto dopo la partita, Kranjčević diceva che il primo tempo non è stato buono, non si poteva vedere. Che partita ci aspetta domani, perché vogliamo passare? No, sulla partita di domenica, prima Tony ha fatto la domanda a Uremovic, la responsabilità, il primo responsabile quando le cose non vanno bene è sottoscritto, perché noi abbiamo preparato un piano della partita, siamo stati troppo lenti, non siamo usciti mai dalla loro pressione, dovevamo fare qualcosa di diverso, abbiamo continuato a giocare un calcio lento e volere palleggiare e non andare subito in verticale, e sicuramente il primo tempo è stato molto molto brutto, ma il responsabile sono io, e la faccia ce la metto io, e vuol dire che la partita non ci siamo fatti capire bene dai nostri giocatori. Secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto meglio, benino, però questo può passare quando si gioca ogni tre giorni. Si è andato a vedere tutti gli andamenti delle altre squadre che giocano ogni tre giorni, specialmente nelle prime partite, ci sta una prestazione che non può essere perfetta. E questo sicuramente è un errore che abbiamo commesso io e il mio staff, che non abbiamo messo nelle condizioni migliori i nostri giocatori. Dopo gli rispondo sulla personale, troppo lungo. Evo, sad ću odgovoriti na prvi dio pitanja, pa ću onda na ovaj drugi dio pitanja u vezi Ruža Beroka. Sve što se događa na terenu ja potpisujem, ja sam odgovoran za igru i u prvom poluvremenu i slažem se, igra je bila spora, izlasci su nam bili jako loši, loše smo se odupili njihovom presingu. Ja sam želio da se dodajemo, da igramo jednu polaganu igru, pa smo odmah išli vertikalno, zato jer smo nas oni dobro pritiskali, ali sve ovo možemo pogledati kroz prste jer igramo svako tri dana, to je jako teška kritika. Mi kad pogledate i druge ekipe koji igraju svako tri dana, nitko nije pokazao vrhunski nogomet. To su još uvijek prve utakmice, mi se igramo i to mora biti bolje. Ne može jednostavno biti perfektno. La partita che ci aspettiamo domani è una partita chiara, ben precisa, una squadra che gioca molto sulla seconda palla, sulla terza palla, è una squadra che va su lanci lunghi per spizzate, sistematicamente hanno 5 giocatori, è una squadra che bisogna fare attenzione per 95 minuti, perché come ti addormenti un attimo ti possono far male, hanno questa tipologia di gioco e noi dobbiamo essere molto bravi a stare concentrati, perché è una squadra fisica, è una squadra che può mettere sempre difficoltà con questa tipologia di gioco che hanno, e noi dobbiamo essere bravi quando abbiamo palla e quando non abbiamo palla, perché ripeto, abbiamo avuto le occasioni, però anche loro hanno avuto un paio di occasioni, ci hanno messo in difficoltà, dobbiamo lavorare bene quei quattro difensori, i due centrocampisti, perché come ho detto già prima, sistematicamente hanno 5 uomini nella metà campo nostra e sono molto verticali, e dopo quando ci abbiamo la palla fare meglio di come abbiamo fatto fuori casa da loro, sviluppare in maniera più concreta quando si va a cross e quando sviluppiamo gli ultimi 25 metri, essere più precisi e non essere troppo precipitosi. Dakle, ovo je jedna vrlo jasna i precizna utakmica, situacija je jasna, mi moramo pobijediti. U prvoj utakmici oni su igrali na duge lopte i na druge lopte, mi to očekujemo i sada, da će biti njihova igra takva. Problem nam stvara njihovih 5 napadača kada idu u fazu napada s petoricom, i zato ćemo posebno morati biti koncentrirani, nema spavanja svih 95 minuta, jer to su ekipe koje daleko ugroze i mogu ti nauditi u svakom trenutku jer su fizički jaki. Prvenstveno mislim da ćemo morati raditi u fazi obrane, 4 obrambena igrača i 2 zadnja vezna, upravo iz tog razloga jer napadaju s petoricom i moramo igrati i kad imamo loptu i kad nemamo loptu. Vidjeli smo i u prvoj utakmici koliko su oni vertikalni i ono što mi moramo popraviti je zadnjih 25 metara kada uzmemo loptu i krenemo prema naprijed,
da budemo mnogo precizniji i koncentrirani u završku. Hvala Marko, izvolite. Igrači Ružan Beroka sigurno nisu naviknuli igrati u ovakvom ambijentu. Ovamo što će biti ključ za pobjedu, te hoće li od prve minute krenuti ili Vlaja i Trajkovski zajedno? I giocatori di Ružan Beroka non sono abituati a questa atmosfera, a questi tifosi. Cosa sarà cruciale per la nostra vittoria e se Trajkovski e Rivaja inizieranno insieme dal primo minuto? Domani lo vedrà. Io penso che dopo alla fine l'atmosfera è sempre importante in uno stadio. Per sfortuna nostra i tifosi non giocano. I tifosi ci possono far sentire calore, noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi, però non giocano e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare un ambiente caldo e dove devono essere bravi a non sentire la pressione. Prima Uremovic ha detto che non ci abbiamo pressione, chi fa questo lavoro vive di pressione e la pressione bisogna saperla gestire. Non credo che se un giocatore non c'ha pressione vuol dire che è arrivato. La pressione fa parte di un qualcosa che tu la senti, vuol dire che sei ancora vivo, il fatto che ti fa male la pancia, che senti la partita, che non vedi l'ora di giocare. L'importante è arrivarci con idee ben chiare, con lo spirito giusto e con che hai tutto chiaro in mente di quello che dobbiamo fare. Sutra ćeš vidjeti po pitanju Trajkovskoga i Livaja za atmosferu, naravno da je atmosfera jako važna. Nažalost, naši navijači ne igraju ovu utakmicu jer prenose nevjerojatnu toplinu, a mi moramo znati iskoristiti tu toplinu na najbolji način. Ne osjećamo pritisak, to je rekao i Filip Uremović malo čas kad je bio ovdje. Svaki profesionalni nogometaš naučen je na pritisak i zapravo pritisak mu se sviđa, jer to znači da se igra dobar nogomet. Kada te onako boli drog, kada se osjećaš malo nervozu, sve to sastavi dio nogometa i to je najnormalnija stvar. To je znak da si još živ. Tako da pritisak je jedna pozitivna stvar i nadamo se da ćemo znati iskoristiti sve što nam publika bude omogućila sutra.